Ciao, sono il maestro Leonardo di karateka.it e oggi siamo insieme a Lucia per vedere il calcio Mawashigeri. Innanzitutto vediamo quali sono i tre elementi fondamentali del Mawashigeri. Il primo è la mobilità articolare, il secondo è la forza adeguata sull'arto e sugli arti che andranno a effettuare i calci, sia quello d'appoggio che quello che esegue il calcio stesso, il terzo elemento è l'equilibrio. Spesso io spiego ai miei allievi il perché è importante avere una buona mobilità articolare e lo capiamo con questo esempio. Prima di continuare con il video, mi raccomando, iscriviti al canale. Molti di voi non sono iscritti, guardano il video senza ricevere poi delle informazioni importanti quando escono nuovi video. Quindi iscriviti al canale, attiva la campanella per ricevere altri video come questi. Prosegui adesso con la nostra lezione. Ad esempio, la mobilità articolare, spesso faccio questo esempio anche ai bambini nei corsi dei principianti. Faccio fare una divaricata, adesso Lucia non andrà alla sua divaricata, ma andrà a una divaricata scarsa, e poi con due bacchette, con due bastoni, faccio vedere qual è l'angolo. Quindi Lucia in questo momento ha un angolo che sarà poco superiore ai 90 gradi. Adesso chiedo a Lucia di alzarsi e gli faccio vedere che appoggiando il suo piede a terra, il calcio gli arriverebbe al gomito o alla spalla, e quindi quella mobilità articolare non è sufficiente per tirare un calcio che arriva al volto. Quindi è inutile insistere a tirare un calcio che magari per fortuna o comunque per l'ultimo slancio possibile del range di articolazione, range di movimento, arriva appena a toccare. Per avere un buon controllo e tirare un calcio che sia a bersaglio, ma perché lo voglio io, bisogna che la sua mobilità articolare, che è quella massima che gli permette di andare in massima divaricata e quindi di avere questo tipo di controllo poi sull'esecuzione di un calcio, tirati pure su Lucia, e quindi Lucia può tirare il calcio quassù. È chiaro che non gli servirà a niente tirare un calcio lì, ma lo dovrà effettuare a questa altezza, ma avere quel range di movimento gli permette poi di tirarlo all'altezza che lei vuole, controllando davvero il movimento. Cosa si tratta? Il calcio circolare è un calcio che può essere tirato in varie modalità. Adesso ne vedremo due o tre di queste, ma fondamentalmente è caratterizzato da un calcio che arriva sul piano trasverso e che quindi va a colpire l'avversario non frontalmente, ma o sulla guancia o sul fianco o su un'articolazione del ginocchio, l'anca. Comunque arriva come se tagliasse in due la figura e tagliasse in due la persona. Questo tipo di calcio lo si effettua in varie modalità, ma ci sono delle caratteristiche importanti. Una di queste è, come abbiamo visto, la mobilità dell'anca, e per questo, se non l'avete fatto, vi invito a vedere il nostro video che parla proprio dello stretching specifico per l'anca, e gli esercizi di rafforzo che vanno a migliorare quella che è la capacità di sostenere poi il calcio sul bersaglio. È vero che rimane per un millesimo di secondo, ma se non ho la capacità di estendere la gamba e di controllare quello che faccio, non avrò sicuramente il controllo completo sulla tecnica. Allora, il Mawashigeri tradizionale prevedeva un caricamento non con il tallone al gluteo, ma direttamente un'apertura laterale con l'anca. Di solito si insegnava di caricare la gamba lateralmente rispetto a dove volevamo tirarlo, con il piede ancora frontale. Da qui avveniva un'estra rotazione, ma più che altro una rotazione sull'asse della persona con la gamba già in questa posizione, quindi una rotazione e distensione del calcio. Questo vedete che lei già a farlo in maniera segmentata non è abituato a farlo in questo modo, ma gli crea delle difficoltà, perché comunque l'arto portato lateralmente ha un peso e quindi è un peso che devo sostenere lateralmente durante una rotazione. Quindi ruotare con un arto esterno è abbastanza fastidioso. Inoltre questo crea in Cosimo sicuramente la capacità di percepire il calcio, quindi come il calcio è caricato lateralmente, Cosimo o va di anticipo oppure sa già che arriverà un Mawashi e andrà a mettere uno scudo laterale. Quindi questo, il caricamento aperto come veniva insegnato un tempo del Mawashi, è stato un po' sostituito dalle modalità che andremo a vedere perché non è efficace in termini applicativi. Lucia andrà a effettuare la tecnica sul bersaglio nella, definiamo, la modalità italiana, quindi con il caricamento neutro. Neutro si intende frontale, quindi andrà con una tecnica invariante a essere un caricamento che infastidisce l'avversario, non permette l'ingresso di un anticipo di braccio, ma in più non fa capire, in questo caso a Cosimo, se la tecnica sarà un Mawashi o un Uramawashi, per esempio. Quindi il primo movimento che farà Lucia sarà proprio quello di caricamento del ginocchio, quindi il piede posteriore andrà al gluteo e caricherà frontalmente il ginocchio. Molto ampio il caricamento, dovrà essere uno skip più alto sicuramente della cintura. E qui ci sono gli esercizi specifici che trovate nel nostro canale proprio per migliorare questa mobilità e migliorare
la capacità di portare il ginocchio in questa posizione. Da qui, dove lei ha cambiato subito la mano anteriore, è diventata l'altra, per far sì che in un caso di ritorno a terra o comunque nella sostituzione a fine calcio, lei abbia la mano giusta per poter effettuare un'eventuale deviazione o parata. Quindi, nel caricamento, tallone al gluteo, ginocchio al petto, e qui viene la fase un po' più difficile, extra rotazione del piede a terra con apertura dell'anca. In questo caso è importante avere una discreta mobilità articolare, in questo caso ottima, con una rotazione del piede a terra che fa sì che il ginocchio lavori nell'unico angolo per il quale può lavorare. Quindi con il piede straruotato può fare delle flesso-distensioni, come sta facendo Lucia, e fungere da ammortizzatore. Faccio sempre l'esempio io che se l'ammortizzatore è completamente disteso, se trovo una buca, più di lì non si può estendere, quindi prendendo ad esempio l'ammortizzatore delle auto. Quindi se è flessa la gamba a terra può permettere delle microcompensazioni di millimetri o centimetri e mantenere l'equilibrio. Da qui chiediamo la distensione della gamba e quindi ci siamo finalmente al calcio, distendiamo questa gamba, la richiamiamo con velocità per far sì che l'avversario non la intercetti, perché nel karate tutte le tecniche sono tirate frustrate, quindi non rimangono sul bersaglio, e poi ritornando in fase 1 scendiamo a terra con una sostituzione delle gambe. Poi vedremo perché è interessante sostituire e andare quindi a cambiare il destro e il sinistro ritornando in assetto. Se lo vediamo nell'interezza, quindi Lucia andrà a effettuare un caricamento frontale, una distensione con l'extra rotazione che anticipa il movimento di distensione della gamba. Lo vediamo tirato a una velocità media, andrà sul bersaglio e vediamo adesso il perché è importante che ci sia l'apertura dell'anca andando, facciamolo vedere con questa gamba Lucia così lo vediamo meglio, perché è importante che l'anca rimanga aperta con il ginocchio che punta esteriormente rispetto alla guardia dell'avversario. Perché se Lucia quando va a fare l'apertura d'anca chiude il ginocchio verso l'interno, sulla distensione della gamba andrà a impattare sicuramente sulla guardia dell'avversario, anche senza bisogno che Cosimo pari, sarà Lucia stessa ad andare a battere nella guardia. Se invece questa gamba è ben aperta con una distensione, un'apertura dell'anca, quando va a effettuare il calcio non andrà a battere, almeno se non c'è la parata da parte di Cosimo, e quindi è chiaro che c'è il modo di neutralizzare un mawashi, ma è un po' come andare a fare un tiro in porta e tirare da soli contro la barriera. Non ha molto senso. Quindi intanto bypassiamo la barriera che è la guardia di Cosimo. Se poi dopo il calcio va a bersaglio o meno, dipenderà anche dalla velocità con cui lo tiro e quanto Cosimo sarà bravo a intercettarlo. Il calcio Mawashi Shudan non segue le stesse traiettorie e quindi avrà una tecnica un po' diversa. Shudan si intende al fianco, quindi è un calcio più facile da eseguire, richiede molta meno mobilità articolare da parte di Lucia e generalmente viene effettuato con molto meno caricamento, ma lanciando il piede dalla posizione di appoggio alla posizione di impatto sul fianco come se formasse una linea retta o meglio un semicerchio, ok? Quindi in questo caso non c'è l'importanza del caricamento frontale, perché a quel punto, anche se in alcune scuole viene insegnato come caricamento frontale, poi apertura e rotazione, ma non c'è questa necessità sul calcio tirato Shudan, perché non c'è generalmente l'utilizzo del calcio cercando di fregare e facendo credere all'avversario che non sto tirando un Mawashi Shudan, ma si sfrutterà l'aspetto tattico nel quale lo utilizzerò di rimessa, lo utilizzerò in un contesto tattico nel quale Cosimo non ha bisogno di capire se è alto o basso, ma lo prenderà perché è scoperto da quel fianco. Quindi andrò a effettuare la cosa più breve, la cosa più veloce, la cosa più immediata. Anche l'extra rotazione del piede a terra, che rimane importante ma non è fondamentale, perché a questo punto non vado a fare un'apertura con gli angoli del Jodan e quindi avrò meno problemi nell'effettuazione del calcio Shudan. Facciamo sempre però un ritorno con sostituzione. Questo è importante e ora vi spiegherò perché. Ancora uno. Vai. Perché è importante fare la sostituzione del piede? Anche se non è indispensabile, posso benissimo tirare il calcio e tornare dalla strada per il quale sono venuto. Però sicuramente tornare da qua al piede a terra è più lungo che tornare da qua a sostituire l'altro piede. Quindi impiegherò sicuramente più tempo, anche perché c'è un contromovimento da fare, quindi lei estende la gamba e poi la deve richiamare in un movimento contrario e riportarla dietro. Quindi questo richiede molto più tempo sicuramente che tirare il calcio e sostituire il piede. Questo va bene sia nella versione Jodan che nella versione Shudan. Un'altra modalità per effettuare il calcio circolare è quella di non effettuare assolutamente il caricamento, ma di andare con una traiettoria molto circolare.
Questo, benché vada un po' contro la biomeccanica di un movimento lineare, un movimento nel quale si fa la minor strada, sicuramente non avrà la massima velocità, ma quello che è indubbio è che avrà una traiettoria particolarmente poco visibile dal compagno o l'avversario. Questo soprattutto in alcune situazioni. Questo lo si vede spesso fare nelle scuole giapponesi, anche la scuola spagnola effettua questo tipo di calcio, ma ormai lo fanno un po' tutti, anche alcuni italiani eseguono questo tipo di calcio. E quindi magari da una situazione più a corta distanza, può essere un clinch per qualsiasi motivo, la gamba va circolarmente a colpire, andando a prendere l'avversario direttamente senza troppo caricamento, ma andando con la traiettoria circolare. Non è bello da vedere, non ha la qualità tecnica dell'altro calcio perché c'è un po' il sedere indietro, la schiena che compensa perché altrimenti non riuscirei a arrivare a bersaglio, però comunque una volta che arrivo a bersaglio e riesco a colpire l'avversario ho raggiunto il mio obiettivo e quindi conquistato il mio punto. Chiaramente non solo gamba dietro, il mawashi è anche gamba anteriore, magari di anticipo, quindi si avvicina all'avversario e vado a effettuare il calcio. Se sono bravo carico comunque la tecnica abbastanza invariante con un ginocchio alto che mi permette di andare poi in extra rotazione veloce, ma anche qui tra la teoria e la pratica vedrete che spesso il calcio viene tirato circolare senza passare dalla fase di caricamento frontale ma direttamente con un'apertura nella fase laterale con l'anca già in abduzione. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando continua a seguirci, iscriviti al canale e attiva la campanellina per vedere altri video come questo.